chi non ci conoscesse ancora, siamo Sandra e Fabrizio. Nel 2021 siamo partiti con un biglietto di sola andata per la Thailandia. Dopo 2 anni in giro per il mondo siamo tornati in Italia per guadagnare un po' di soldi e per salutare famiglie e amici. Ci siamo fermati per 6 mesi, ma ora siamo pronti per un nuovo viaggio, con un nuovo biglietto aereo e nuovi paesi che aspettano di essere esplorati. Pronti a seguirci in questa nuova avventura? Siamo a Malpensa, stiamo ripartendo finalmente dopo 6 mesi di fermo. Siamo arrivati e ci hanno fatto tornare indietro perché non abbiamo il biglietto d'uscita. Ma non capisco se è una legge o se è la compagnia che lo richiede. Stiamo imbarcando. Siamo sull'aereo da appena un'ora più o meno. C'è già arrivato il menù, il cibo. Prima l'aperitivo, ci hanno portato dei salatini con del vino, noi abbiamo scelto il vino. Esatto. E adesso ci hanno chiesto se volevamo il pollo o la pasta. Abbiamo scelto il pollo, ovviamente, infatti adesso vi facciamo vedere, proviamo a fare i test di cibo da aereo. Adesso apriamo, vediamo com'è il pollo. Ah, il pollo con riso. Sì, riso con pollo, poi c'è, sembra orzo. Sì, orzo fa. Salata di orzo. E poi penso che sia... la mousse al cioccolato. E basta. Bottiglietta d'acqua, burro, bicchiere di vino. Acqua, vino e panino. Io ho preso la stessa cosa. Qua c'è il pollo. Sfatiamo il mito che il cibo d'aereo fa schifo? No, 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 sì, questo è buono. Com'è? Il pollo con riso era molto buono, il farro, posso dire, non sa di niente, non è buonissimo. Col caramello. Siamo arrivati ad Abu Dhabi. Facciamo scalo. Fuori ci sono tipo 50 gradi, credo anche di più. Forse. Sì, forse anche di più. Dentro si congela come al solito. E adesso abbiamo 5 ore di scalo che diventeranno 6, penso, perché a quanto pare il volo poi ha un po' di ritardo. E niente. Passeremo il tempo qua. Appena atterrati, un po' assonnati, giusto un po'. È mattina comunque qua. Sì, sono le 11 di mattina, sembra fare caldo ma è nuvoloso. Tè al limone. Non abbiamo capito perché viaggiano tutti con le stesse valigie, ma ce ne sono tantissime, tutte uguali.
tutte gialle e blu, anche in fondo. Aspettiamo le valigie. Ci hanno dato 90 giorni, come da regola, insomma. Hanno voluto la prenotazione dell'hotel. Sì, ma ce l'avevamo fatta solo per un giorno, ci ha chiesto e gli abbiamo detto siamo viaggiatori. In realtà gli abbiamo detto che non sappiamo ancora dove andiamo, non so se ho fatto bene o male, però. Insomma, ha capito che non siamo qua per una piccola vacanza. Adesso vediamo se ci arrivano le valigie. Penso di sì. Anni recuperati. Adesso cerchiamo di uscire. No, prima dovremmo fare la SIM e capire se dobbiamo prelevare o cambiare. E poi capire come arrivare in hotel. Ci siamo portati via i pledge dall'aereo. Adesso cerchiamo di comprare una SIM. Ci siamo fermati alla Cellcom. Siamo arrivati in città. Abbiamo sbagliato penso due treni o forse anche di più, perché in teoria non dovevamo cambiare, ma ci hanno fatto cambiare lo stesso due volte. Vabbè, abbiamo sbagliato a prendere il primo. Sì, non abbiamo capito assolutamente nulla. Perché abbiamo preso il treno che viene dall'aeroporto, ci è costato veramente caro. Tantissimo. Sì. Però non c'è, io ho guardato su internet, non c'è un'altra alternativa se non il taxi. Cioè, ma costa proprio tipo 10 volte tanto quanto una corsa normale qua in città, quindi vabbè. È andata così. Adesso siamo in città, stiamo camminando, ci sono dei profumi buonissimi in giro per la strada, non si sentono tante puzze, già è una cosa buona. Non siamo in India. 5 minuti dovremmo arrivare in hotel. In hotel, oddio, quello che troviamo dell'hotel, penso. Rispettiamo i semafori, non si può bere nelle stazioni, non si può mangiare, non si può fumare, non si può fare niente. Appena arrivati, pensavamo peggio, pensavamo peggio. Sembra abbastanza pulito. Là c'è il bagno, non abbiamo la finestra. Prima mattina a Kuala Lumpur. Sì, ieri sera siamo solo andati a mangiare e poi siamo praticamente svenuti nel letto. Però ci siamo svegliati abbastanza presto stamattina. Abbiamo preso un caffè al 7-Eleven che faceva abbastanza schifo. Un caffè non è caffè. Un caffè non caffè. E adesso andiamo verso le Petronas Towers, che sono l'attrazione principale di Kuala Lumpur. È il centro della città e ieri sera le abbiamo viste illuminate. Da lontano, sì. Siamo fermati perché si vede tutto lo... come si chiama? L'ambaradam dei grattacieli. Lo skyline, penso. Allora, abbiamo qua, aspettate, la Torre Menara. E invece queste qui sono le Petronas, che adesso andiamo a vedere da vicino. Qua si fa colazione. Eccoci qua abbastanza sudati. Sì,
c'è un'umidità allucinante. Non credo neanche ci siano tantissimi gradi, ma c'è un'umidità proprio incredibile. Stiamo camminando un po' in salita per arrivare alla torre Manara. Torre o Menara, non mi ricordo. Comunque adesso siamo quasi arrivati, ci manca un piccolo pezzettino di strada. Stasera abbiamo fatto un giro a Bukit Bintang, che dovrebbe essere il quartiere della movida, cioè quello più animato. Sì, si vede comunque, c'è parecchia gente in giro, si vedono parecchi macchinoni, quindi sì. Andremo a vedere se c'è street food anche qua o se ci tocca andare via. Mi sa che ci toccherà andare via, almeno per come abbiamo visto. Mai visto una roba del genere, eh? La gente che sta in fila, ma una fila lunga per mangiare il kebab. Ci sono addirittura i numerini da tirare. Kebab come in Turchia, sono doppio colore, sia chiaro che scuro. Siamo capitati nella via dei durian, non c'è un odorino, la puzza. Odorino, perché qua è molto amato il durian. Sì, dicono che i malesi sono gli asiatici che più amano e adorano il durian. Ne vendono davvero tantissimi, anche di diversi tipi, che hanno poi diversi prezzi, però l'odore è quello che è. Ma ce ne sono sia a destra che a sinistra, quindi siamo proprio in mezzo ai durian. Si sente tantissimo. Noi l'abbiamo assaggiato la prima volta che siamo stati in Thailandia, non ci è piaciuto tantissimo, anche se devo dire, quando sono stato in Indonesia ho preso dei biscotti al durian, erano molto buoni, ma lei ha sentito l'odore appena ho aperto il pacco. No, puzza ragazzi, io forse mi sono forse decisa di assaggiarlo per vedere se era veramente così brutto, perché tanti lo mangiano, però io mi ricordo che era proprio orribile. E costa anche abbastanza. Più dell'altra frutta, sì. Cosa abbiamo beccato? Gelato al durian. Qua siamo nella strada dello street food. Sì, è la Jalanalor, che si trova proprio nel quartiere, cioè attaccata al quartiere che volevamo visitare. L'abbiamo trovata per caso e niente, tutta una via unica intera di street food. Si stanno sbattendo anche addosso, guardate qua che gamberoni.
impressionanti, sono veramente impressionanti. A me sembra il quartiere genese. Siamo venuti a mangiare qua in un ristorante indiano, abbiamo preso un riso bianco e una zuppa di verdure, perché nel mercato dove eravamo le robe costavano molto di più. Questa è un'altra strada con tutti i pub. Preso i cafferini, uno con zucchero e uno senza zucchero. È la prima volta che assaggio una roba del genere? Vabbè, caffè comunque. Anzi, l'abbiamo trovato senza latte e senza zucchero, hai visto? Sì, ma sarà mezzo litro di caffè. Ci svegliamo per bene. Appena scesi dalla metro, un freddo che non vi dico, mi faceva male quasi la pancia. Adesso ci stiamo dirigendo a Tian Hou, che è un tempio cinese. Adesso vediamo se ce lo fanno visitare. Siamo arrivati al tempio cinese di Tian Hou, che è un tempio appunto cinese a 6 livelli dedicato alla dea del mare, Mazu, ed è stato completato nel 1989. L'ingresso è gratuito, quindi adesso ci facciamo un giro. In questo tempio celebrano anche dei matrimoni. Davanti a noi abbiamo una sposa. Non sappiamo chi sia lo sposo.
siamo usciti dal Tempio Cinese, adesso andiamo a visitare la piccola India, che l'abbiamo qua dietro. Ora lasciamo la Little India e andiamo verso la Moschea Nazionale. Non dista neanche tantissimo da qua. Eccoci arrivati alla Moschea Nazionale. Abbiamo messo il cappellino perché è mezzogiorno e il sole picchia. Soltanto che i nostri vestiti non sono il massimo. Sì, per entrare in moschea. Adesso ci hanno indicato quella parte là dove dobbiamo andare a vestirci se vogliamo entrare. Ora vediamo quello che ci dice. Penso che si paghi per averlo, non lo so. Adesso andiamo a chiedere. Ci siamo dovuti vestire con i loro abiti, giustamente. Scusate, ma mi sembra uno di una setta. Vabbè, comunque ci hanno dato questi abiti e tutti quanti danno questi abiti per entrare. Anche qua è gratis, eh? La maggior parte delle cose che stiamo visitando non sono gratuite. Sì, non si paga. Adesso entriamo e vi facciamo vedere la Moschea Nazionale. Siamo appena stati nel mercato centrale. Adesso qua vicino c'è il quartiere cinese, andiamo a fare un giro a Chinatown.